Lettera ai giornalisti. Riteniamo che i maggiori responsabili di questo sistema disumano che il cosiddetto Stato italiano ha adottato siano i politici collusi con le oligarchie dominanti e, allo stesso identico livello di responsabilità, i giornalisti di sistema collusi anche essi con le oligarchie che dominano il pianeta. Siete parte integrante di questo sistema elitario che predilige favorire i potenti a discapito della povera gente. Un simile comportamento va contro ogni principio deontologico che dovreste aver adottato. Falsità e condizionamenti mediatici sono il vostro pane quotidiano per tenere in piedi un sistema ingiusto che fa solo gli interessi delle oligarchie dominanti e dei servi che recepiscono le loro teorie. Si può fare disinformazione in vari modi, che è evidente conoscete alla perfezione e adottate sistematicamente. Diffondere intenzionalmente falsità funzionali al regime. Diffondere in maniera sproporzionata e intenzionalmente notizie favorevoli al sistema e al governo. Diffondere in maniera diseguale notizie che vadano meno a favore dei singoli argomenti trattati. Dare rilevanza a notizie create per distrarre l'attenzione dai reali problemi della gente. Diffondere continuamente mantra elitari per inquinare e riempire i cervelli della gente delle assurdità che in tale modo passano per accettabili. Nascondere notizie sfavorevoli al sistema. Trasferire ai cittadini un senso di impotenza verso il sistema statale. Disconoscere e non dare rilevanza a componenti della società che si contrappongono a questo sistema non etico. Presentarsi come detentori unici della verità, sfruttando in maniera subdola la forza comunicativa posseduta. Per tutto questo e per altro ancora, affermiamo che l'informazione non può essere settaria, non può attingere unicamente da una fonte privilegiata e quindi faremo di tutto per eliminare quel fattore non democratico che risponde al nome di albo dei giornalisti. Chiunque abbia concetti e opinioni da diffondere deve essere messo nelle migliori condizioni di poter comunicare. Questa lettera è rivolta sia ai giornalisti della carta stampata, ma anche e soprattutto ai giornalisti televisivi di sistema, veri e propri disinformatori, bugiardi e seriali dei mantra di regime.